Allora, avevo capito gli Elohim. Gli Elohim ci hanno creato. Ci hanno fatti. Che creato è una parola che subito evoca. No, penso che si sente. Allora, ciò che vorrei dire io, se noi parliamo, se noi diciamo alle Elohim, tu chi sei? Vabbè, abbiamo capito, comunque ci massacrano, Ma alla fine, noi, allora, che cosa gli serviamo? Non so se gli serviamo ancora. Vabbè, si dice che stanno in mezzo fra noi. Lo so che si dice, sì. A dirlo è anche. Se lo trovo ve lo leggo. Un pastore presbiteriano, teologo, laureato in fisica, specializzato nei rapporti tra scienza e religione, si chiama padre Barry Downing di New York, esercita il suo ministero, non cattolico perché è presbiteriano, ma suo ministero divino. Lui non ha dubbio sull'esistenza di Dio, ma non ha dubbi su tutta un'altra serie di cose. La religione mosaica è l'effetto di un UFO che agiva sotto il controllo intelligente di individui provenienti da altri pianeti. E lui non ha dubbi sul fatto che questi individui sono ancora qui e stanno controllando costantemente gli effetti del loro esperimento. Padre Barry Downing. Un esperimento. Noi adesso, con la clonazione, stiamo facendo gli Elohim. Quando si dice l'uomo vuol farsi simile a Dio, se togliamo la parola Dio, è proprio vero. L'uomo vuol farsi simile a quelli là. L'origine, quindi, di questi Elohim, e come mai appunto oggi, cioè oggi è scesa la loro manifestazione in mezzo a noi, se all'epoca, quando sono creati, hanno, quindi poi hanno ripartito le varie razze, i vari territori, oggi poi è andato scemando questo loro potere. Cioè, cosa appunto, collegandoci a questo discorso, sono soprattutto loro che interesse avevano nel conquistare la terra? Cioè, sì. Che origini hanno? Allora, se noi leggiamo quei libri che noi non dobbiamo credere veri, ma che i cristiani copti credono veri, si dice che su in alto è venuta una battaglia tra due gruppi, i buoni e i cattivi. I cattivi hanno perso e sono stati mandati qui come in una sorta di colonia penale. Quindi qui sarebbe arrivata la feccia. Quindi se è così, c'è qualcuno che mi dice, ma visto che sono ancora qui, tu non hai paura a parlare così di quelli? Dico, tanto ormai nemico più, nemico meno, non mi cambia più niente. Potrebbe essere successo questo, quindi non è che avessero interesse, sono stati obbligati. Arrivati qui, hanno dovuto fare di necessità virtù, si sono scelti un posto, si sono fatto quella roba che ho detto prima, si sono posti il centro di comando, si sono spartite le zone di influenza, poi come tutti i governatori colonizzatori si combattevano tra di loro perché ognuno pensava alla sua sfera di potere e quindi voleva ingrandirla, eccetera, 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 eccetera. Quindi potrebbe non esserci una finalità, potrebbe esserci stata una causalità, cioè voi state lì, avete perso lì, colonia penale, e di lì non uscite. In realtà, ditemi quando devo finire, perché in realtà, sì, Ishmael Kamayo, uomo di guerra, guerriero. Lo storico giudeo romano Giuseppe Flavio, che scriveva nel primo secolo d.C., verso la fine del primo secolo, e che quindi narrava la storia, anche la storia dell'epoca di Cristo, di quando sono arrivati i romani nel 70 d.C. a prendersi Gerusalemme perché si erano stufati di tutte le rivolte messianiche. Vabbè, poi vi dico una cosa su Gesù Cristo, rapida. Scrive nel libro Le guerre giudaiche, nel libro sesto, nei versetti dal 290 al 300, scrive questo: che nel mese di Artemisio, un mese dopo la Pasqua ebraica, i sacerdoti che erano nell'interno del tempio udirono nella parte più, vedo qualche faccia disperata, quindi non dico, quando volete andiamo a cena, ditemi voi. Udirono nella parte più interna del tempio un grande frastuono e una voce che diceva: noi abbandoniamo questo luogo. E dice: e dopo fu vista una visione
che se non avesse avuto tanti testimoni non sarebbe creduta, carri celesti volare via tra le nubi, 70 d.C. O era un ufologo di allora, o altrimenti dobbiamo prendere atto che lì c'è stato un cambio di comando. Sono arrivati i romani con i loro Elohim, che hanno detto adesso qui comandiamo noi, voi via. Nelle storie norrene, quindi nelle storie degli Asi, ci sono dei racconti bellissimi, intanto perché comunque hanno anche lì una tripartizione che corrisponde a quella biblica. Hanno una tripartizione che corrisponde a Elohim, Malachim e Nefilim. Non abbiamo parlato di Nefilim. Nefilim biblici. Ma dicono... Come? Va bene. Dicono che questi qui sono arrivati lì, quindi siamo nel nord Europa, estremo nord Europa, dall'Oriente, dove prima governavano. Abbiamo Giuseppe Flavio che ci dice che quelli che governavano là, abbiamo nel nord Europa questi che dicono che questi qui sono arrivati da là. Abbiamo delle divinità nordiche. Facciamo finta o no? Io faccio finta. Poi qualcuno dirà che è vero. Che lo devono dire gli accademici, ovviamente, perché finché lo dico io non conta nulla, ma va bene così.